A giugno abbiamo avuto dalla parte della Giunta Zingaretti l'approvazione della legge regionale 8 del 2015. Con questa si è disposto che con questo PUAR che dovrebbe essere approvato dalla Regione e poi con i PUA comunali, nelle città ci sarà una destinazione delle spiagge pubbliche, delle spiagge al 50%, spiagge libere o libere con servizi, e il restante 50% in concessione. Siccome insomma, sono trascorsi un po' di giorni, no? E nella legge era previsto che nei 60 giorni avrebbero dovuto adeguare il regolamento regionale e successivamente adottare questo PUAR, e dall'adozione del PUAR decorreranno i 180 giorni per l'approvazione e l'adozione dei singoli PUA comunali, quelli che poi effettivamente saranno lo strumento di attuazione di queste spiagge libere. Volevamo sapere un attimo su questo PUAR che cosa può dirci. La legge regionale approvata ha diciamo, delle linee guida che sono condivisibili. Io sul PUA ho delle preoccupazioni legate al fatto che non vorrei che l'eccesso di concertazione con le associazioni di rappresentanza di categoria dei balneari, che io giudico non tutte ma in larga parte responsabili, tanto per capirsi, della situazione che c'è ad Ostia, e molto conservative rispetto agli interessi, naturalmente loro non appartengono alla categoria di quelli che pensano che bisogna mandare a gara le concessioni, ma che bisogna continuare a prorogare, e soprattutto sul litorale romano, in particolare quello di Ostia, io non vorrei che il PUAR forse diventasse la camera di compensazione per fare un maquillage, ma non per affrontare il problema nel suo complesso. Quindi su questo tema adesso solleciterò il PD romano a far sì che il presidente Zingaretti dia qualche risposta di merito su questo aspetto, perché la legge regionale è buona, ma la trasformazione di questa legge regionale, che è molto in ritardo rispetto ai tempi previsti, rischia di essere di nuovo un elemento di consociazione e clientela con le associazioni di categoria, e noi questo lo dobbiamo evitare. Quindi non ce la faremo per la prossima stagione balneare ad avere queste spiagge libere a Ostia? La mia sensazione è no, perché i commissari prefettizi sono ancora in una fase di rodaggio comprensibile per revocare le concessioni e fare la gara. Secondo me non arriviamo a maggio. Su Ostia credo che almeno però l'obiettivo che bisognerà raggiungere è quello di avviare in modo significativo l'abbattimento del lungomuro. Allora, proprio sul lungomuro diciamo che in molte concessioni c'è la previsione, nella stessa concessione proprio, dell'altezza massima che il muro di recinzione verso l'esterno, il muro, cioè la recinzione verso l'esterno, che non deve essere in muratura ma con rigoroso sistema a giorno, l'altezza massima che può avere. Molte di queste concessioni non rispettano assolutamente questa misura, e quindi la Procura della Repubblica diciamo, avrebbe dovuto rispondere anche su questo, perché ci sono state delle denunce, delle cose. Allora, mi risulta che dai controlli effettuati dalla Polizia Municipale nei giorni scorsi, questi muretti, queste recinzioni non siano stati esaminati, e quindi cioè, che azione, perché deve essere abbattuto il lungomuro, sulla base, cioè quale sarà l'azione che determinerà, che a lei dà speranza, insomma, diceva prima, sul lungomuro sicuramente qualcosa si riuscirà a raggiungere. Più che una speranza è un auspicio politico, ed è sicuramente l'impegno che il PD ha nell'interlocuzione con Vulpiani. In realtà il lungomuro è un elemento illegale che non avrebbe neanche bisogno di essere certificato, perché non esiste in nessuna autorizzazione, non esiste nelle cose. I vigili di Roma Capitale stanno facendo verifiche che dimostrano l'illegalità all'interno della concessione. Non si stanno concentrando sul lungomuro, onestamente. Non so esattamente il perché, io però adesso nei prossimi giorni incontreremo con Orfini Vulpiani la squadra dei prefetti, gli diremo con chiarezza che se loro non sono in condizione di fare la revoca delle concessioni, noi però pretendiamo che venga bandita la gara per le ruspe per il lungomuro, perché se non facciamo neanche questo è una battaglia di legalità che fine a se stessa. Siccome non l'abbiamo fatta per andare sui giornali ma perché ci crediamo, dovremo porre in essere anche una battaglia politica nei confronti, rispettosa, ma anche nei confronti dei commissari, e forse dovremo coinvolgere anche Tronca, perché il nuovo sindaco si troverà con la stagione avviata e con l'impossibilità di fare qualunque cosa.